Vi era un tempo in cui a spadroneggiare nelle camerette erano le buone vecchie costruzioni, prototipi per lo più, dalle incerte forme e proporzioni, ma pregne della più genuina fantasia. Allora Nintendo produceva carte da gioco, il meccano di Frank Hornby faceva impazzire la quinta generazione consecutiva e i mattoncini Lego iniziavano ad assumere la forma che noi tutti conosciamo. Alla base di tutto questo vi erano fogli di istruzioni infiniti accompagnati dalla voglia di scoprire, toccare e inventare tutto ciò che si potesse desiderare. Molto prima che internet prendesse piede, la noia sopraggiungeva al calar dell'immaginazione e non della connessione. Molti tendono a interpretare la storia come ciclica, e Nintendo sembra vederla proprio così. All'aprire del pacco di Nintendo Labo, tuttavia, l'odore inconfondibile della carta spiazza più di quanto non si voglia ammettere. Forse la caratteristica principale di Nintendo Labo è proprio il promuovere la partecipazione generale, che spinge chiunque a stringersi intorno a delle istruzioni e a tanto cartone per realizzare mirabolanti opere ingegneristiche come una canna da pesca. Neanche l'arrivo del più atteso e sbalorditivo AAA riesce a sortire un effetto simile, e di questo vi ho voluto parlare, della, credetemi, incredibile capacità di una scatola di cartone di portare il Natale in qualsiasi casa, in qualsiasi periodo dell'anno, persino il più indaffarato. Certo è che provare Nintendo Labo in solitudine rende probabilmente l'effetto molto più contenuto, dissimile da quanto suddetto. Proprio in merito a questa considerazione è opportuno cercare di delineare, oltre alle indiscutibili doti di rottura del prodotto giapponese, anche i limiti dell'esperienza. Il primo inequivocabile limite è il bisogno di condividerla con qualcuno. La necessità di ridere, montare e scoprire insieme le proprie creazioni è seconda solo al genuino divertimento che, con il giusto contesto, Labo riesce a generare. Di quanti tasti è composto un pianoforte di cartone? Quanto è lunga la realizzazione del mulinello di una canna da pesca homemade? Come ho fatto a non rompere nemmeno un singolo tassello del puzzle che compongono i vari progetti del gioco? Sono tutte validissime domande, credetemi. Nintendo Labo per prima cosa è al momento venduto secondo le modalità dei vecchi giochi di costruzioni. A seconda del kit che si va ad acquistare, si hanno determinati pezzi, con i quali si possono seguire religiosamente le istruzioni per poi giocare, o inventarsi qualcosa da sé, attingendo a un vasto campionario di funzioni ed algoritmi in grado di regolare i sensori, i suoni e la vibrazione dei Joy-Con che andranno ad animarli. Ad esempio, il kit in nostro possesso, il kit assortito, permette di dar vita a ben 6 diversi progetti, ma nulla ci vieta di dare sfogo alla nostra fantasia e costruirne uno nostro per poi usare la funzione garage per dargli vita. Tra la fase di montaggio e i minigiochi successivi, Nintendo ha inserito la voce Scopri, con la quale dei simpatici e chiaramente stereotipati personaggi creati ad hoc ci permetteranno di capire il funzionamento dei nostri prototipi, financo a personalizzare e variare l'esperienza di gioco. Proprio in questa modalità ci si accorge che la cura anche nel software per il prodotto è stata maniacale. Se per un bambino sarà naturale rimanere incantati e assorbiti dagli insegnamenti e dal carisma di Dr. Jerry, dell'attenta Lerna e dello sbadato Plays, anche agli occhi di un adulto questi sembreranno simpatici ed azzeccati. Ma veniamo al lato pratico. Per prima cosa, le istruzioni e la possibilità di osservare a 360 gradi un modellino 3D con tutti i passaggi da effettuare per montare i suddetti costrutti rende la costruzione davvero semplice e lineare, cosa che potrebbe rischiare di tediare le mani più pratiche. Allo stesso tempo però alcuni progetti, maledetta canna da pesca, richiedono fino a 3 o 4 ore, rendendoli certamente più impegnativi e molto più appaganti. Strato dopo strato ed in modo assolutamente intuitivo e alla portata di tutti, si riescono a fabbricare strutture dal funzionamento geniale. Nota di merito all'ottimo cartone utilizzato: non si rompe affatto facilmente e trasmette una sensazione di solidità al tatto, senza presentare intoppi durante l'utilizzo. Nintendo Labo è difficilmente quantificabile come esperienza, ed è proprio l'idea che pregna l'intero prodotto ad essere difficilmente classificabile. Nintendo ha affidato all'immaginazione, alla creatività e alla socialità un ruolo così importante da rendere Labo un'idea più che un prodotto. Ed io amo pensare, per scomodare il celebre personaggio V di Alan Moore, che le idee sono a prova di proiettile. Con questo presupposto come filo conduttore del ragionamento è lecito dire che tutto sta nel come viene accolto e quanto ci si lascia trasportare dal gioco nella sua interezza a decretare il divertimento che ne conseguirà.
se non si è pronti a lasciarsi stupire, Nintendo Labo potrebbe non essere altro che del semplice cartone ingegnosamente piegato. Ma se si è disposti a liberare tutta la nostra parte fanciullesca in compagnia, allora l'esperienza sarà decisamente più profonda e gratificante. In conclusione, Nintendo Labo è un gioco che mesce in modo appagante sia per i grandi che per i piccini manualità e fantasia in un mix dalle infinite sfumature, ma dall'indistinguibile retrogusto Nintendo, quello che conquista subito. Allo stesso modo è una dimostrazione di come le idee possono colpire più della potenza di calcolo e del fotorealismo e di come, nel profondo, il più grande dono che possiamo farci è tornare, anche solo per un giorno, a vedere il mondo con gli occhi colmi di stupore di un bambino.